nata la banda dei falsi di lusso, 7 arresti fra Lombardia e Toscana nell'operazione anticontraffazione della Guardia di Finanza di Viareggio, 21 persone indagate, in Versilia vendevano pezzi di pelletteria di altissimo valore. Scuola senza docenti, ancora allarme, ad oggi è coperto solo il 22% dell'organico, mancano ancora 3.000 nomine da assegnare nei prossimi giorni e si aggrava così il problema dei precari nel mondo scolastico. Il premio Satira non si ferma, ha cancellato il festival causa Covid, ma confermata la cerimonia di consegna. Si torna in Capanina il 3 ottobre, attese tante stelle della risata intelligente. 20 anni di argento, il 24 settembre del 2000 alle Olimpiadi di Sydney, l'impresa storica al lancio del martello dell'atleta pietrasantino Nicola Vizzoni. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi Versilia, che apriamo con la cronaca. Come avete sentito, un giro di contraffazione e di rivendita di beni falsi di altissimo valore, beni in pelletteria e non soltanto, che venivano venduti in Versilia a clienti molto facoltosi e consapevoli di acquistare merce contraffatta. Andiamo a ricostruire l'indagine della Guardia di Finanza di Viareggio con gli arresti eseguiti in questo primo servizio. La Guardia di Finanza del gruppo di Viareggio ha condotto una complessa indagine che ha portato allo scoperto una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione e alla commercializzazione di prodotti contraffatti di altissimo livello. A finire agli arresti domiciliari sono state 7 persone residenti a Milano, Monza, Empoli e Firenze, oltre ad un cittadino cinese e ad uno coreano. L'indagine ha coinvolto complessivamente 21 soggetti implicati a vario titolo nell'attività illecita. In pratica, l'associazione criminale realizzava all'interno di manifatture della zona di Empoli e Santa Croce sull'Arno copie esatte dei marchi più prestigiosi, principalmente Gucci, Yves Saint Laurent, Dior e Ferragamo. I prodotti contraffatti venivano poi messi sul mercato, sia estero che nazionale. Per quanto riguarda il mercato estero, i negozi di riferimento erano ignari della provenienza illecita della merce, mentre nel caso del mercato nazionale, questo veniva svolto principalmente attraverso il passaparola in ambienti particolarmente facoltosi come quelli della Versilia nel periodo estivo. Sì, si può dire che tutto è partito dalla Versilia, perché proprio qualche anno fa il primo incontro, le prime accordi di questa associazione sono avvenuti in Versilia. Ancora adesso, quest'estate, abbiamo testimoniato degli incontri tra gli associati qui in Versilia e inoltre alcuni acquirenti stavano qui durante la stagione estiva e abbiamo anche qui raccolto queste vendite dirette a clienti facoltosi della Versilia. Le persone che andavano a vendere al dettaglio questa merce sapevano di vendere un prodotto di alta qualità ma contraffatto. E in un anno e mezzo questa banda, questa organizzazione criminale aveva prodotto capitali illeciti, pensate, per oltre 5 milioni di euro. Sentite. Le indagini di questa operazione sono riuscite a quantificare, caso più unico che raro, le cifre dell'illecito profitto, che si aggiravano per il solo periodo dell'attività investigativa a oltre 5 milioni di euro. All'interno dell'organizzazione era prevista una figura che si occupava di creare società all'estero, in particolare a Londra, che servivano a far arrivare pagamenti estero su estero e a far poi transitare in Italia il denaro su conti correnti che venivano rapidamente svuotati mediante prelevamenti agli sportelli Bancomat. Proprio questo è stato l'elemento che ha portato a quantificare il giro di denaro dell'attività illecita. Capitali in parte recuperati tramite il sequestro di 8 immobili, un terreno, 33 conti correnti e 8 tra auto e moto. Nel corso dell'operazione, durata circa un anno e mezzo, sono stati sequestrati più di 50.000 prodotti contraffatti, 500 metri di stoffa delle più note griff d'alta moda, oltre ad una piastra per la stampa del marchio Gucci sul pellame. Un'attività, quella della contraffazione, che ha ricadute pesanti anche sul settore occupazionale, oltre che su quello erario. Sì, questa, come tutta la contraffazione, provoca dei danni all'erario dello Stato, che fa perdere ingenti somme di denaro, stiamo parlando di tra i 7 e i 10 miliardi di euro l'anno. È un danno per le imprese che operano regolarmente sul nostro territorio, perché subiscono una concorrenza sleale. È un danno per l'occupazione, si stima una perdita di posti di lavoro dovuti alla contraffazione tra gli 80.000 e i 100.000
posti di lavoro e inoltre c'è il pericolo sulla salute pubblica, perché questa merce non è testata da nessun ente. Voltiamo pagina e veniamo adesso ai numeri sul contagio da Covid-19 in provincia di Lucca. Diamo uno sguardo al nostro sito web noitv.it. 21 i nuovi casi nella provincia di Lucca, dei 156 nuovi positivi in regione Toscana, in particolare sulla costa e in Versilia sono i nuovi contagiati, lo vedete appunto anche dal nostro sito. Sulla Piana 5 casi, in Valle del Serchio 1, in Versilia sono 15 i casi, 7 a Camaiore, 1 a Massa Rosa, 1 a Seravezza, a Viareggio sono 6. In Toscana dei 156, 3 sono ricollegabili a rientro dall'estero. Il 43% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. L'età media è di 44 anni. Rimanendo sul nostro sito, anche un'altra notizia che viene dalla Piana di Lucca, in questo caso riguarda sempre l'emergenza Covid. È morto purtroppo il 61enne di Lamari, che ricorderete fu il primo contagiato da coronavirus della Piana di Lucca, lo ha detto il sindaco di Capannori Luca Menesini su Facebook. L'uomo risultò positivo il 1 marzo, da marzo ad oggi, ha scritto il sindaco, ha lottato per superare prima il Covid e poi le conseguenze che il virus aveva lasciato sul suo fisico, e arrivano messaggi di vicinanza alla famiglia. E a proposito, un ultimissimo aggiornamento dalla ASL, siamo ancora in provincia di Lucca ma nelle scuole a Castelnuovo di Garfagnana, risultato positivo un bambino di 3 anni alla scuola infanzia di Castelnuovo, messi in quarantena 9 bambini, 3 insegnanti e 2 operatori scolastici, ne risultano altri casi sul territorio, sono informazioni arrivate dalla ASL Toscana Nord-Ovest. Rimaniamo ancora nelle scuole, situazione difficile non solo per la situazione Covid ma anche per la carenza di insegnanti, migliaia ancora da nominare in questi giorni, sentiamo. A 2 settimane dall'inizio del nuovo anno scolastico, nella nostra provincia la copertura di organico è pari al 22% dei posti disponibili. Ad oggi sono scoperte oltre 1000 cattedre di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado. Mancano 1200 insegnanti di materie obbligatorie e ordinarie. Sono vuoti 300 posti per l'organico Covid, personale da assumere ma licenziabile in caso di nuovo lockdown, e 700 per gli ATA, il personale non docente. Nei prossimi giorni saranno conferite 3.000 nomine, naturalmente tutto personale precario. La situazione è drammatica, questo l'allarme lanciato dal sindacato della scuola, che chiede venga superato l'organico di fatto con quello di diritto. Il caos cattedre dovrebbe comunque essere risolto entro il 3-4 ottobre. Questa è la rassicurazione arrivata direttamente dal provveditore agli studi Donatella Buonriposi, che ha affidato ad un lungo post su Facebook tutta la sua rabbia contro un sistema che definisce farraginoso e macchinoso. Un mostro, si legge. La copertura delle cattedre non risolverà, come detto, un problema che da troppo tempo si ripresenta e si aggrava puntualmente ogni anno. L'esercito dei precari nella nostra provincia riguarda oltre il 40% del personale in servizio. Dunque, ancora una volta, per volontà politica non si sono voluti stabilizzare l'esercito dei precari, che sulla provincia di Lucca rappresenta più del 40% del personale in servizio. Fondamentalmente io li definisco precari stabili. Sarebbe bastato immetterli in ruolo valutando, come era già una nostra richiesta, il servizio, almeno 3 anni di servizio, per poi fare una selezione in uscita. A Querceta, alla stazione dei Carabinieri, inaugurata in mattinata un'aula per le audizioni protette, denominata una stanza tutta per sé, un progetto nato dalla collaborazione fra l'Arma dei Carabinieri e il Soro Optimist International Italia. È la realizzazione di un ambiente protetto, accogliente, attrezzato tecnologicamente, dedicato esclusivamente per ascoltare donne e minori vittime di violenza, ascolti e seguiti dal personale dell'Arma, formato specificatamente sulla tutela dei soggetti deboli. Il progetto è un progetto nazionale per sostenere la donna e il minore in questi momenti delicati. I locali arredati secondo precise linee guida tengono conto della psicologia dei colori, delle immagini, delle luci, dotati di appositi dispositivi audio e video per la verbalizzazione computerizzata, che consentono peraltro di evitare alla vittima più momenti di testimonianza. La nuova stanza già operativa si aggiunge all'altra presente già alla Compagnia dei Carabinieri di Viareggio e altre che sono dislocate in tutta Italia, 170 in tutta Italia nelle sedi dei Carabinieri e della Polizia.
A Forte dei Marmi torna il Festival della Satira, era stato cancellato a causa Covid e per motivi economici, ma la consegna del premio invece è confermata e sarà il 3 ottobre. Sarà una limited edition, ma si farà. Il 48esimo premio Satira Politica di Forte dei Marmi verrà consegnato sabato 3 ottobre alle 17 nella ritrovata cornice della Capannina di Franceschi. Lo storico riconoscimento, che lo scorso anno per volontà del sindaco Bruno Murzi aveva cambiato pelle, trasformato in Festival della Satira e trasferito a Villa Bertelli, era stato cancellato a inizio pandemia per risparmiare risorse da destinare all'emergenza. Ma la consegna del premio non potevamo in alcun modo rinunciare, ha spiegato il primo cittadino. Il tutto è ridotto per motivi di sicurezza sanitaria ad una sola serata, come vecchi tempi. La conduzione dell'evento, ancora diretto da Beppe Cotafavi, passa quest'anno alla conduttrice televisiva Andrea De Logu, dopo lunghi anni guidati da Serena Dandini, che resta come membro della giuria insieme a Lili Gruber, Stefano Andreoli, Andrea Zalone, Fabio Genovesi e lo stesso Cotafavi. Sempre di altissimo livello la rosa dei premiati. Il premio per il giornalismo satirico va a Teresa Ciabatti, per la grafica ad Andrea Bozzo, per la stand-up comedy a Michela Giraud, il premio per la TV al programma Battute di Rai 2, il miglior personaggio ad Andrea Pennacchi per il suo Poiana, per il web all'inesistente comune di Bugliano, diventato famoso in tutta Italia per i suoi esilaranti profili social, il premio per la canzone a Immigrato di Checco Zalone, quello per il libro a Rocco Tanica e il suo Sbiancamento dell'anima. Uno speciale premio alla carriera va a Christian De Sica ed Enrico Vanzina, che proprio alla Capannina nel 1983 girarono il film cult Sapore di mare. È stata inaugurata lunedì al Colosseo a Roma in occasione della giornata mondiale della pace la mostra Colors of Peace promossa dall'associazione versiliese I Colori per la Pace di Sant'Anna di Stazzema e l'associazione Peace Run. L'iniziativa, che già lo scorso anno aveva ottenuto un notevole apprezzamento, vede la partecipazione di disegni di bambini da 134 nazioni del mondo. Le due associazioni hanno anche realizzato uno spot in cui intervengono personaggi delle istituzioni, dello sport e dello spettacolo. David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, Roberto Fico, presidente della Camera, ma anche Alessandro Gassman, Fiona May, Carlo Conti, Oreste Castagna di Rai Yo-Yo, Giorgio Panariello e la presidente del Senato Alberti Casellati, che ha inviato un videomessaggio alle due associazioni. Evento realizzato in collaborazione con il Polo Archeologico di Roma. Ma torniamo a parlarvi di scuola. Allarme lanciato oggi tramite social network sulla presenza diffusa di topi all'interno dell'Istituto Superiore Galilei di Viareggio. Si parlava anche di diversi studenti che si sono visti costretti a tornare a casa. La notizia è stata smentita poche ore dopo dalla provincia di Lucca, che in un comunicato ha parlato di fake news e ha voluto spiegare quanto accaduto. Si è trattato, si spiega, dell'avvistamento di un piccolo topo non lontano dalla zona laboratori, probabilmente uscito dai tombini o dalle fossette del vicino svincolo stradale. La provincia fa sapere di aver effettuato immediatamente le proprie verifiche, mentre il comune di Viareggio è intervenuto per derattizzare la zona esterna, zona adiacente all'area scolastica da cui sembrano appunto provenire i topi. Adesso invece vi portiamo con le immagini a vedere il restauro della Cappella Nistri nel Camposanto Monumentale di Viareggio, la Misericordia. Un'importante opera di restauro è stata portata a termine all'interno del Camposanto della Misericordia di Viareggio per iniziativa di una famiglia fiorentina, i Nistri, che si è adoperata per il recupero della cappella gentilizia costruita in pietra arenaria a inizio del secolo scorso. Il sacrario, dedicato alla memoria dell'architetto Enrico Nistri, scomparso improvvisamente nel novembre del 1922, si presentava non in buone condizioni per il degrado del tempo e la carenza di idonea manutenzione, necessitando quindi di urgenti lavori di restauro. L'architetto fiorentino Nistri, dopo aver lavorato per anni ad Alessandria, ad Egitto, era venuto a godersi il meritato riposo proprio a Viareggio, che egli prediligeva fra i tanti altri luoghi incantevoli che aveva visitati e dove si era costruito, a pochi metri dal mare di Piazza Mazzini, un magnifico villino conosciuto sotto il nome di Villa Araba. All'inizio un professore di ornato all'Accademia di Belle Arti che trovò ai primi del Novecento grandi opportunità in Egitto e fondò una ditta di decorazioni e anche di costruzioni in quel mondo fatato anche per noi italiani, direi soprattutto per noi italiani, che era l'Egitto della Belle Époque.
L'intervento portato a termine sull'edificio funebre, che si trova nel viale centrale del Camposanto della Confraternita Via Regina, non si è fermato solamente al ripristino di condizioni ottimali e alla facciata, ma ha anche interessato la copertura con l'applicazione di guaine catramose. E purtroppo mio nonno morì giovane a 50 anni di un ictus e gli eredi e le eredi, perché erano cinque fra fratelli e sorelle, decisero di intitolargli e dedicargli questa cappella che era proprio nello stile dell'epoca e anche nello stile delle realizzazioni, delle decorazioni che lui amava. Vent'anni esatti dall'impresa di Sydney, il 24 settembre del 2000, la medaglia d'argento per l'atleta pietrastino Nicola Vizzoni. Sentiamo Relepore. Sono trascorsi vent'anni, sembra ieri, quando il 24 settembre del 2000 Nicola Vizzoni conquistò la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Sydney nel lancio del martello. Un'impresa che ancora viva nelle menti di chi ha seguito con passione le imprese di Nicola fin dagli inizi della sua carriera. Pioveva quel giorno in Australia, ma il gigante di Marina di Pietrasanta riuscì a lanciare il martello a 79 metri e 64 centimetri, misura che gli consentì di vincere la medaglia d'argento. Un risultato meritato che è arrivato dopo tanti sacrifici per la gioia di chi l'ha visto crescere giorno dopo giorno sul campo di atletica leggera vicino casa. Oltre alla soddisfazione del diretto interessato del suo allenatore Roberto Guidi, insegnante di educazione fisica, buon martellista a livello regionale, per la gioia dei suoi genitori Elvia e Gianfranco, del fratello Massimo e di tanti amici. Una medaglia che gli ha cambiato poi la sua carriera sportiva, punta del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, è diventato il capitano della nazionale italiana di atletica leggera, ottenendo ancora altri risultati importanti. Ha preso parte a 4 Olimpiadi, fermato solo da un guaio fisico alla vigilia della quinta. Poi, una volta che ha interrotto l'attività agonistica insieme alla compagna Claudia Koslovic, sono i responsabili adesso del settore lanci della Federazione Italiana Atletica per costruire quelli che potranno essere i campioni del domani. Nicola è sicuramente un esempio per tanti giovani. Facciamo una pausa brevissima, tra poco di nuovo insieme le notizie da Lucca e dal resto della provincia. Ben ritrovati di nuovo insieme e ripartiamo dalla Valle del Serchio. A Camporgiano è inaugurato un nuovo sentiero panoramico, il Sentiero della Capriola. Ce ne parla Luca Galeotti. Con l'inaugurazione avvenuta nei giorni scorsi è stato festeggiato il recupero del sentiero che porta sulla cima del Colle della Capriola. La Capriola è la collina rocciosa alle spalle della frazione di Poggio nel comune di Camporgiano, dove nel passato, probabilmente, hanno avuto origine i primi insediamenti abitativi e anche difensivi del paese. E per questo il colle era un luogo strategico. Per gli abitanti del Poggio, comunque, la Capriola è un luogo simbolo e punto di riferimento anche per le piccole o grandi cose che caratterizzano questa comunità, tant'è che così si chiama anche la locale squadra di calcio amatori. È stato possibile recuperare il sentiero grazie al piano di sviluppo rurale regionale finanziato dalla Comunità Europea, con fondi che sono stati richiesti ed ottenuti dal Comune di Camporgiano. Il tracciato appena inaugurato rappresenta ora un'ulteriore offerta turistica e di valorizzazione del territorio. Siamo veramente soddisfatti di questo intervento perché è una riqualificazione complessiva di un sito di grande interesse, sia geomorfologico, sia naturalistico, sia storico. Insieme all'altro intervento finanziato della via Matildica dal ponte medievale fino alla chiesa di San Biagio, realizzeremo un circuito molto molto importante, non solo per gli abitanti della nostra terra ma anche per il turismo. Il sentiero inizia dopo l'attraversamento della bella frazione del Poggio e si snoda tra varie essenze botaniche, boschi di conifere e panorami meravigliosi. In meno di mezz'ora si raggiunge la cima della collina dove un tempo sorgeva anche la Rocca della Capriola, un castello eretto nel Medioevo di cui purtroppo oggi restano solo delle tracce. La cima si guadagna comunque attraverso un percorso molto curato, abbellito ed incorniciato, oltre che messo in sicurezza, da 500 metri di palizzate e arricchito da varie piazzole per ristoro. In una di queste, più ampia, è possibile accendere anche il fuoco. I lavori, che hanno visto un investimento di 124.000 euro, sono stati eseguiti dalla cooperativa La Rocca su progetto dell'architetto Domenico Davini e hanno interessato un'area di oltre 5.000 metri quadrati.
Andiamo a Lucca adesso. Domenica scorsa, nonostante il meteo e le condizioni difficili, è partita la seconda giostra ghibellina, condizionata da questa situazione meteorologica. Alla fine a spuntarla è stata Amelia, sentiamo. Nonostante un pessimo avvio in quanto a condizioni meteorologiche, la seconda giostra ghibellina ha preso il via domenica scorsa con tiri di prova dei balestrieri lucchesi di Contrade San Paolino e gli ospiti della compagnia balestrieri di Amelia. Viste le avverse condizioni meteo previste per il pomeriggio, è stato deciso di anticipare la prima gara a squadre immediatamente al termine dei tiri di prova. Poi è stata invece la volta del Corniolo, che è stato colpito dalle verrette dei 40 balestrieri partecipanti. Dopo il consueto pranzo conviviale al campo tiro è avvenuta la premiazione. Per la gara squadre il premio di prima classificata è andata alla squadra di Lucca con 340 punti, seguita da Amelia con 336 e da Lucca B con 300 punti. Per il Corniolo invece i primi tre classificati sono tutti di Amelia: Alberto Arrow Alagna, Eleonora Grilli e Cristina Cruciani. La giornata si è conclusa con un ideale arrivederci alla prossima gara, che per i palestrieri lucchesi sarà il Palio delle Contrade del 4 ottobre, con cui si chiuderà ufficialmente questa stagione poco intensa e così strana a causa dell'emergenza Covid-19. Veniamo al basket adesso, colpo grosso delle mura a Lucca, dalla riga arriva l'americana Lynn Harper, sentiamo. È la guardia Linnea Harper, 25 anni, la nuova americana del Jessam Gas e Luce, le mura Lucca. È stata la stessa società lucchese ad annunciare il suo ingaggio. La Harper nell'ultima stagione ha giocato in Europa nella squadra lettone del Riga, club con il quale ha preso parte anche all'Eurolega. Con la nazionale americana ha preso parte ai giochi panamericani del 2015 a Toronto, conquistando la medaglia d'argento. Un innesto molto valido anche tatticamente per la società lucchese, dato che coach Francesco Iurlaro potrà impiegarla in più ruoli a seconda di quale scenario si stia sviluppando nella partita. Alta 1,73, nata a Chicago, Linnea Harper può essere schierata sia come guardia, suo ruolo naturale, che all'occorrenza come playmaker. Forte fisicamente, Harper sa come far male in fase offensiva, grazie a una buona capacità realizzativa abbinata a una altrettanto buona visione di gioco, che le permette di mandare spesso e volentieri a canestro le sue compagne di squadra. L'arrivo della Harper coincide con l'inizio della stagione ufficiale della Jessam Lemura, che venerdì esordisce in Supercoppa. Nei quarti di finale Lucca affronta il San Martino di Lupari. Ci fermiamo ancora per una brevissima pausa, tra poco nuovamente insieme per la terza parte con gli eventuali aggiornamenti. Ben ritrovati, terza parte del TG Noi, e c'è un'allerta meteo arancione sul nostro territorio. Il centro funzionale di monitoraggio meteo della regione ha emesso un avviso di criticità arancione su quasi tutte le province della Toscana. Sulla provincia di Lucca si parla di un'allerta arancione dalle 18 di giovedì alle 3 di domani, di venerdì, per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore e in particolare sulla costa. Sono attesi già dalla tarda serata i più forti temporali, dunque attenzione specialmente per chi si mette in strada, soprattutto nelle ore serali. Non abbiamo altri aggiornamenti, dunque ci fermiamo qua. Vi ringrazio dell'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata.